Ali, le gars de Rosa. Non racisme. J'ai dit a tutti e via i mondiali antirazzisti 2019. Usiamo il calcio come strumento contro il razzismo, il sessismo e tutte le discriminazioni. Bello! Io mi sento italiano. Lo vedete questo? Questo è un album di figurine, del primo album di figurine dei calciatori antirazzisti. Questa è la copertina, e c'è una mano bianca e una mano nera, è un pallone, che è il pallone con cui noi giochiamo anche qua a Riace, e questi sono i ragazzi. I calciatori antirazzisti non sono solo i migranti, ma siamo tutti noi. Ciao raga, saluti da tutti gli amici. Mi chiamo Ali, vengo dal Gambia, ho 21 anni, faccio il mediatore culturale e nello stesso tempo faccio anche il teatro, che mi ha cambiato la vita. E oggi sto qua a Riace per giocare insieme, divertirci insieme, sudare insieme, cioè puzzare insieme in realtà. L'aria che tira il Riace è bellissima, perché Mimmo Lucano ha fatto un gesto così bella per accoglienza. Il fatto che il mondiale antirassismo si fa qui è un segno fortissimo, perché cioè, hanno accolto dei ragazzi. Io penso che ci devono abbracciare persone o pesci. Cioè, io sono stato parte di quelli che le persone hanno abbracciato. Cioè, ci sono tanti fratelli che i pesci hanno abbracciato. Noi siamo abbracciati dalle persone, ma tante di queste persone non ci vogliono. I pesci ci mangiano, i pesci sono felici di abbracciarci. In Italia c'è razzismo, cioè nel senso non bisogna fare il giro, tanta giri a dire no, c'è qualcuno, guarda, che non sa che vuol dire, cioè, scambiarci, guardarci negli occhi, e finché non c'è questo, guarda, facciamo schifo tutti. Dopo 5 anni ci siamo ritrovati finalmente, grazie a Dio. Mi chiamo Farhan. Mi chiamo Mustafa, veniamo dalla Somalia. Per la prima volta ci siamo visti nel Sahara, siamo stati 3 mesi insieme. Io l'ho riconosciuto e l'ho fatto ricordare che l'ho visto. L'ho detto, li conosci Adam, che teneva il telefono quando ci dicevano chiamate vostra famiglia che vogliamo bisogno di soldi. E lui, Adam, li ha riconosciuto, l'Adam, e mi ha ricordato. Ho 18 anni. Ho 20 adesso. Sei vicolino.
Il momento che non mi dimenticherò mai era, per me era il momento che bevevamo la benzina con l'acqua. Sì, è vero, loro mettono acqua, benzina. Poi comunque volevano i soldi, chi non li mandava i soldi, anche comunque anche chi li mandavano li davano con acqua, no? Sempre li mischiamo questo. Comunque vi faccio morire di sete e vi picchio finché mi mandate i soldi. Il momento che ci siamo incontrati comunque non, nessuno si pensava di incontrarsi a fare amicizia, ognuno aveva paura, paura sì. E voleva salvarsi a se stesso, quindi comunque di vista ci conosciamo che ci siamo visti in Sahara, nel senso non ci siamo neanche parlati perché avevamo paura che ci picchino, stavamo sempre attenti, nessuno si occupava di incontrarsi un amico. Non è l'unico amico che ho trovato, i tornei, i precedenti tornei l'ho rincontrato tantissimi amici che ci siamo persi in Riccio Calabria all'entrata dello Sparco, nella Libia, il Sudan, grazie a lui. Ormai nell'aria c'è proprio la cattiveria, fai il video, cioè così la metti nel social, ti provocano, cioè, perché vedi tutti i video che vediamo sui social, vediamo solo la reazione del negro, cioè non vediamo mai quella dell'altra parte. Sì, mi sento strumentalizzato, se vuoi parlare con me vieni a parlare tranquillamente, scambiamoci pensieri, bello, sorridiamo insieme, perché tu hai avuto la possibilità di fare la geografia a scuola, io l'ho fatto a piedi, cioè allora perché non ci guardiamo negli occhi, perché non scambiamo queste cose belle qua, non fare gli ignorantoni qua. Pallone in generale, pallone di calcio, pallone di sport proprio, è una cosa bellissima, soprattutto se riunisce la gente. Cioè, abbiamo fatto tante corse correndo ma scappando, ma qua facciamo corse correndo divertendoci. Allora questa cosa qua dice tutto e sorridiamo, vedi, gol! Questo campo sembra l'Africa, cioè vedi, cioè, basta vederla, cioè, ti dice proprio, capito, sembra l'Africa. Qua in realtà, vedi, adesso sto giocando con queste scarpe, ma in realtà lo facevo così, ma ti faccio vedere, era proprio così, giocare così, senza scarpe, a tutto andare. Grande, fra. Vedi, vedi, vedi la cosa bella, grande questa felicità. Eravamo in tre, adesso sono rimasto solo io. Mia mamma ha fatto il viaggio con noi, poi è tornata, è andata in Senegal, è morta di là. Allora io sono andato a prendere quest'anello qua. Mamma stava malissimo, nel senso i tuoi figli sono partiti, non sai dove stanno. Io i primi giorni parlando con mia mamma devo per forza cantare la ninna nanna che mi cantava da piccolo. Cioè i primi giorni che sono arrivato qua, per farlo capire che stai parlando con tuo figlio. Ali sunanda giri, ali laminda giri bane, menunna kurita gunu. Ali nda giri, ali setunda giri, ali pisinda giri bane, menunna kurita gunu. Mamma è tornata indietro perché non avevo soldi per attraversare il deserto in tre. E lei, come una donna, come una mamma, dice, capito, andate figli, io rimango.
dopo incontro Omar, questo uomo che aveva aiutato mia madre mi ha regalato una terra. Io adesso ho cominciato a mettere i mattoni per fare teatro. C'è già un bambino che sta giocando. Perché io, quel teatro che mi ha cambiato la vita, voglio che deve cambiare la vita di tanti bambini. E far capire anche ai miei fratelli, guarda, è bello viaggiare ma non scappare. Viare anti-resisti. Cosa significa quindi resistismo? Cosa significa? Io avevo due nomi, quindi la mia mamma ha scelto uno, il mio papà uno. Farhan e Suhaib. E la mamma è Somalia. Solo Somalia, solo c'è guerra. Solo problema guerra. Io ho pagato 6.200 euro. E $200. La mia fiaccia. Qua siamo nel mare due sera, due giornate. Sono venuto a Sicilia, sono venuto qua, ho fatto due mesi, poi ho scappato la quella Bologna, l'altra città Bologna. Questo orizzonte era l'orizzonte che mi aveva incuriosito quando partivo e dicevo sempre dopo quell'oriente, l'orizzonte che c'era, sempre ero curioso di saperlo e oggi ho attraversato, però vorrei almeno ritornare un'altra volta per poter visitare casa. Perché mi mancano i miei cari, i miei genitori e non ce la faccio più a vivere da solo. Io guardo i volti con lo stesso sguardo di mia madre, che guarda e non dice e non chiede, e il suo sguardo è una parola forte che frantuma le ombre. Io cammino per queste strade che assomigliano sempre ad altre strade, con l'andatura delle bestie, della gazza e dei conigli, con un grido profondo piantato nella gola. Sul volto piantato si schiuse un sorriso.